Ciao 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 a tutti. Oggi vi mostro come cucino i fusi di pollo o coscette di pollo alla cacciatora. Ecco qua i fusi già spellati, un trito di cipolle, carote, sedano e uno spicchio d'aglio, un trito grossolano del vino rosso, del buon vino rosso, un po' di brodo, va bene anche il brodo di dado. Un barattolo di polpa di pomodoro, in questo caso la polpa di pomodoro Mutti, dell'olio extravergine d'oliva pugliese, un pochino di sale e un trito per arrosti, un trito di sapori, l'ariosto praticamente. Poco sale perché comunque l'ariosto è già salato, il trito di verdure è già salato. Ma vi voglio mostrare come spello velocemente le coscette di pollo. Allora, prendiamo un tovagliolo di cotone pulito, tovagliolo di Natale nel mio caso, e con quello afferriamo la pelle della coscia del pollo e iniziamo a tirare, a strappare. Se non si usa nulla, la pelle scivola via anche dal tovagliolo, si fa fatica anche col tovagliolo, figuriamoci senza. Così invece fa più presa, si toglie meglio. Si può usare anche dello Scottex volendo, però bisogna buttare via un tot di fogli perché si bagna. Invece col tovagliolo, una volta usato, si lava. E il gioco è fatto. Ecco, vedete, si fa un po' fatica anche col tovagliolo, figuratevi a mani nude, scivola via tutto, invece così si afferra e si stacca bene tutta la pelle, vedete, si stacca bene e la nostra coscetta è bella pulita. Eccoci qui, allora, con il mio mitico paraspruzzi comprato su AliExpress, mai più senza, veramente utilissimo. Faccio scaldare un po' d'olio nella padella e metto i miei fusi. Li padella abbastanza capiente, vabbè, i miei sono 12 perché oggi siamo in 5, calcolando 2 a testa. Però magari 2 bimbi. Che oggi ho a pranzo i gemellini e un figlio, mio figlio Roby. Ecco qua, tutti sistemati in padella. Adesso li facciamo rosolare, facciamo prendere un po' di colore a fiamma non troppo vivace perché devono colorire pian piano. Le coscette stanno iniziando a prendere colore, quindi vado ad aggiungere il trito delle verdure. Ecco qua, così si insaporiscono e continuo a far colorire il pollo. Sente già il profumo. Continuando a rosolare, le verdure si stanno ammorbidendo bene. Diamo una spolverata di ariosto, un misto di aromi per le carni. Ecco qua. C'è già un po' di sale, quindi il sale che aggiungerò alla fine, giusto per dare l'ultimo tocco dopo che avrò messo il pomodoro. Si coloriscono sempre di più i nostri fusi e andiamo a bagnarli con del vino rosso, possibilmente buono, ecco, di qualità. Lasciamo
lasciamo evaporare. Nel frattempo l'accompagnamento musicale, magari alziamo un po' la fiamma per far evaporare bene il vino. Nel frattempo c'è l'accompagnamento sonoro del papo. Ecco, il vino rosso ha dato ancora più colore ai nostri fusi. Adesso è arrivato il momento di aggiungere la polpa di pomodoro. Polpa di pomodoro mutti. Aggiungiamo. Ecco, alziamo ancora la fiamma perché la polpa è fredda, altrimenti c'è troppa escursione termica. Così si scalda velocemente. Aggiungiamo anche un po' di brodo caldo, io ne verso un po' qua nella scatola del pomodoro, così nella scatola, nel barattolo, così sciacquo anche il barattolo. Ecco qua, spero si veda bene. Aggiungo un po' di sale perché la polpa di pomodoro è dolcina, quindi mi va a attutire un po' il sapore che aveva prima il pollo, quindi proprio un pizzico di sale. Mescoliamo un po' e poi andiamo a mettere il coperchio e lasciamo cuocere per un'oretta, chiuso e con fiamma bassissima. Ecco qua. Se è il caso, si aggiunge di tanto in tanto ancora del brodo, se vedete che si restringe troppo il sughetto. Ed ecco qui, le coscette sono cotte, i fusi sono cotti, sono pronti. Una bella polentina per pucciare il sughetto e il pranzo è assicurato. Ciao ciao, un abbraccio, un sorriso a tutti.